una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde e con lo splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con la ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. L'Oasi San Francesco offre servizi di fisiochinesiterapia, riabilitazione psicosociale, acustica, logopedistica ed assistenza sociale per anziani. L'Oasi San Francesco è disponibile ad offrire una visita guidata o semplicemente a fissare un appuntamento contattando la reception ai seguenti numeri 081 06 01325 oppure 081 871 0109. Oasi San Francesco, salita Quisisana 30, Castellammare di Stabia, Napoli. RSA oasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Verstappen quindi vince per 2-1 dopo aver sentito Elefante la volta di Stecklin, che è uno dei marcatori di questa gara. Diciamo una gara con il mister un po' difficile, nel senso che se ne è passato in vantaggio, proprio tu si sei fatto una due volte, però purtroppo qualche centimetro in là sul fuorigioco non sei riuscito poi a contare dentro, alla fine poi il compagno dell'Elefante messo le cose a posto. Vuoi raccontarci un po' la partita che ho vissuto dal campo? Che hai pensato quando Paglietta ha messo il numero di La partita è iniziata bene, siamo andati subito in vantaggio, poi sono stati un po' sfigati sulla condizione, però grazie a Tony Elefante che ce l'ha chiusa, siamo i playoff. Ecco, invece diciamo col mister quel periodo nero in cui i risultati non venivano, le prestazioni magari c'erano pure, però si veniva puniti forse troppo velocemente, che cosa vi ha fatto riprendere la strada giusta? Perché ovviamente è servito anche il mister, ma è servito anche il livello mentale vostro, la vostra concentrazione. Il mister ci diceva sempre di non mollare mai, che andava sempre avanti, e poi con il passare dei giorni correvamo sempre di più degli avversari e abbiamo fatto 3 partite con 9 punti. Adesso i playoff sono un campionato particolare, possiamo dire un campionato proprio a parte, quale potrebbe essere la difficoltà per voi? O non ce ne sono, perché avendo superato questo periodo negativo, magari mentalmente come ci arrivate questa coda finale del campionato? Noi finiamo a finire il campionato e poi continuiamo tutto ai playoff. Ok, grazie.